anche Da Silva. Ecco Bauer con Beccia. Bauer, riparte nuovamente Bauer con Beccia. Beccia che già ricordiamo fu autore di una bellissima Sanremo qualche anno fa. Gruppo nuovamente compatto. Ecco che saggiamente la regia manda in onda le immagini che ci ripropone la telecamera posta sull'elicottero. 7 chilometri alla conclusione, gruppo compatto. Basso dice attenzione a Moser in discesa, ecco, l'avete visto Moser. Van der Arden nella scia di Moser. Siamo ormai a circa 7 chilometri al termine. Ecco il cartello salita del Poggio. Scatto di Lemond. Lemond con Beccia, si ritira Hinault, Lemond e Beccia. Lemond invita le moto ad allungare, ecco che arriva Sean Kelly. Azione folgorante. Lemond, Beccia, Kelly. Parte Kelly, Kelly parlotta con Lemond, si porta in testa Kelly, si sono svegliati in vista del traguardo. Improvvisamente i grandi favoriti hanno preso decisamente in mano le redini della corsa ed è lo svizzero Nicky Reutemann, compagno di squadra di Lemond, mentre Forsing di Kelly. E insiste Kelly in testa, ormai ha preso decisamente l'iniziativa. Avete notato l'azione folgorante, immediata, perfetta, una motocicletta è partita dal gruppo e si è riportata sul gruppo di testa. Anche Beccia in difficoltà, mentre ecco il gruppo con Moser in seconda posizione. Ora Moser in testa con Van der Arden, marcato stretto da Van der Arden, Moser, poi Wojtinek, Fignon. Siamo nel falso piano prima della discesa che porta sul traguardo sempre Kelly. Greg Lemond e Beccia. Azione veramente splendida di Sean Kelly. Ma direi che finalmente, non l'avevamo ancora visto, lo chiamavamo. Ha dimostrato in effetti di aver fatto cose grandi la Parigi-Nizza, perché come hai detto prima tu, la Parigi-Nizza oltre che averla vinta, ha vinto tappe, non è mai arrivato dopo il terzo o quarto posto, tutti i giorni nella volata era sempre nei primi, quindi sapevamo di questo Kelly. Prima abbiamo detto che tu hai chiesto a Merckx che non, Kelly nel Sanremo, nei mondiali non si vede mai, però oggi ha dato effettivamente una dimostrazione di forza di corridore di classe. Ha aspettato il momento giusto, ha piazzato veramente... Che poi vinca, questo è un altro paio di altro, un altro discorso, però oggi ha dimostrato in effetti che al momento decisivo Kelly c'era, quindi questa vuol dire classe, vuol dire essere campioni. E Kelly continua a tirare, cerca invano collaborazione da parte di Lemond e Beccia, ma nessuno dei due passa al comando. Kelly, ecco la discesa. Tre chilometri e mezzo all'arrivo. Con Kelly, Lemond e Beccia al comando. Perde leggermente contatto Beccia, si riporta sotto. Complimenti comunque, bravissimo Beccia. Ora Greg Lemond. Per quanti si fossero messi in ascolto e in visione, non vuol forzare eccessivamente, non vuol rischiare
ha paura a stare in seconda o terza posizione, forse che gli cada qualcuno davanti. Quindi Kelly si è visto proprio nella curva che ha sopravanzato Lemond proprio per evitare questo rischio, perché nella curva precedente lo abbiamo visto che aveva allargato, quindi aveva dato dimostrazione forse di aver avuto un attimo di sbandamento, quindi per evitare si è messo in testa lui a tirare, perché anche perché forse è convinto di battere Lemond e Beccia, anche se nelle volate è sempre difficile dire l'ultima parola, non si sa mai. Però questo è, anche questo fatto di fare la discesa in testa credo sia molto importante, perché fatica meno, rischia di meno. Quest'anno Sean Kelly si è già aggiudicato 6 corse, la prima e la terza tappa della... Sono stati in montagna in cui loro erano là con il ritiro della squadra a sciare, quindi parlando anche con lui a un certo punto lui dice che certamente punta alle classiche, ma puntava soprattutto alla Sanremo e al campionato del mondo, quindi questo è il primo appuntamento. Ecco l'ultimo chilometro. Ecco, qui abbiamo visto che Beccia attacca. Beccia, attenzione, a un chilometro tenta l'allungo Beccia, cambia rapporto Kelly, controlla Lemond, controlla anche la posizione del gruppo. Beccia in prima posizione, Kelly, Lemond, rettilineo finale, siamo ormai agli 800 metri, sempre con Beccia in prima posizione. È lo sprint della Sanremo, uno sprint a tre con Beccia sempre in prima posizione, Lemond in seconda, Lemond in terza, Kelly in seconda. Continua a voltarsi Kelly, evidentemente non si fida di Greg Lemond. Scatta ancora Beccia, scatta ancora Beccia, ecco lanciato lo sprint. Sean Kelly si porta in prima posizione, Kelly nettamente al comando, può voltarsi, può alzarsi ora. Kelly, Lemond, Beccia ha dominato lo sprint. Avevamo iniziato la trasmissione parlando proprio di Sean Kelly con Merckx. La domanda era come mai Kelly non riusciva a trovare la giusta concentrazione per la Sanremo, e oggi ha smentito tutti. Ecco la volata con Saronni su Castang, poi Rabottini, poi Fignon e quindi Lammers